allora la gente ci crede ancora alla Befana. Sì, sì, ancora ci si crede. Quelli più furbi fanno finta di crederci, quell'altro ci credono ancora. Il carbone a chi lo darebbe e lo zucchero filato a chi? Il carbone sarebbe da ridare a tutti quelli che hanno bisogno di riscaldarsi, ora a parte gli scherzi. Diciamo un pochino alle istituzioni glielo darei un pochino di carbone, a determinate persone, a parte poi io potrei dire anche tutte. Mentre lo zucchero filato è difficile da dare. Tutta notte sola, sola, sulla scopa, vola, vola. Allora, lo zucchero, diamolo a questa opinione pubblica, sempre più disastrata, lamentosa, e stressata da questa guerra senza fine. Boh, onestamente, allo Stato italiano, a chi sta lì, a chi ci rinchiude, a chi non vede i profitti, solo il loro interesse, non guarda la gente che ha la partita IVA e non sa come andare avanti tuttora. Tutta notte sola, sola, sulla scopa, vola, vola. Ma io le calze, diciamo che avrei tante da danne del carbone, così anche come tante da danne del zucchero filato. Ecco, lo zucchero filato io lo darei a tutti quei medici, a tutti quegli infermieri, a tutta quella, i volontari che si sono andati da fare in questo periodo. E invece quelle di carbone, le calze di carbone, ma fai conto da un quintale l'una, le darei a quelli che hanno fatto tante chiacchiere, tipo i nostri 1000 lassù, che sono lì che ci governano, e quindi ecco che stanno sempre lì pronti a mantenere calda la loro poltroncina. Che magnifica magia, notte dell'epifania. Se dovesse dare una calza col carbone e una calza con lo zucchero filato, a chi la darebbe? Io, come metto un paio di calze, va bene, quindi due, la mattina, la sera c'ho già il buco. Quindi se io dovessi fare le calze con le mie, va bene, con il buco, uscirebbe ogni cosa. Uscirebbe tutta la roba, quindi io non darei niente a nessuno. Io la darei con lo zucchero a tutti quelli che si sono vaccinati e con il carbone, sperando di darla poi con lo zucchero a quelli che lo devono ancora fare.